Allora, io dovrei parlare di me, non so parlare di me, comunque posso raccontare niente da come è cominciata la cosa. Abbiamo cominciato sia con mio fratello che con tutti quelli che poi sono diventati cantautori a Genova in Via Cecchi, poi da Milano, prima alla Ricordi, poi alla CGD, poi alla RCA. E fondamentalmente come compositore, come produttore, ma fondamentalmente come compositore. In questa occasione ho conosciuto tutti quelli che sono stati i musicisti più importanti, direi, di quel periodo. Allora, nel periodo che sono arrivato all'RCA, naturalmente ho avuto occasione di conoscere molti musicisti, grandi professionisti, in particolare il chitarrista Pino Rucker, che era grandissimo professionista e soprattutto lavorava per tutti i più grandi musicisti, Morricone, Nicolai, eccetera, tutti. E con lui abbiamo fatto parecchi lavori assieme, sia per i cantanti che producevo io, sia per le colonne sonore. Allora, Pino Rucker era un chitarrista molto versatile, era un grande jazzista, ma naturalmente suonava tutti i generi possibili quando era il caso. E in particolare mi ricordo, ma lo ricordo perché è stata una cosa molto positiva, la chitarra che suonava nel film Preparati la barra, il film che poi da un brano di questo film è stato ricavato e ripreso nel 2006 da Einar Barclay. Il barrano Crazy ha fatto il giro del mondo, quindi oltretutto mi portava anche fortuna, devo dire. Pino Rucker, oltre ad essere uno specialista nel genere western, western all'italiana naturalmente, era un bravissimo jazzista e aveva un suono molto, molto caldo, molto bello con la chitarra. Infatti noi lo abbiamo avuto per una colonna sonora del film Le Malizie di Venere con Lauro Antonelli, un film che ha avuto un successo particolarmente in Inghilterra. Infatti uno di questi brani è stato un successo in Inghilterra e devo dire che la caratteristica del suo modo di suonare, del suo suono, di questa chitarra, di queste cose, ha contribuito molto al successo di questo brano. L'altro giorno finalmente ci ho pensato. Era da molto che non mi succedeva. La versatilità di Pino Rucker era molto utile per tutti quando si dovevano fare, in particolare le colonne sonore, perché qualunque cosa servisse lui era disponibile e le realizzava nel modo giusto. In particolare nei film La morte non ha sesso e Il sesso degli angeli, lui usava la chitarra in modo molto più moderno, con distorsore, eccetera. E questa è un'altra delle caratteristiche importanti di un chitarrista importante.
Recentemente ho rivisto il film Chimera, il film dove io avevo fatto la colonna sonora, e nel finale, dopo un assolo di tromba che penso fosse Nini Rosso, c'è un intervento di chitarra e mi ha fatto ricordare tanto tutto quel periodo, bellissimo periodo, dove la musica aveva un senso. E soprattutto ho ricordato Pino Rugger con grandissimo affetto.